Careri al Corriere del Mezzogiorno, il dorso del Corriere della Sera. Mister, buongiorno. Sì, visto che siamo parlando di 4-3-3, giusto per... Io ricordo che nei 3 anni trascorsi tra i presidenti della Metti, Salerno e Lortedoni, lei ama il 4-3-3, mi sembra abbastanza chiaro, però molto spesso a partita in corso non ha disegnato di coprirsi, di passare al 4-4-2, cioè di cambiare in corso, non è uno che va davanti sempre e comunque a suscitarlo. Mi fa piacere perché mi dicono sempre che sono integralista, io sono un aziendalista che piace vincere come tutti i miei colleghi, non voglio del male a me stesso, ma prima non voglio male, del male alle società. Noi abbiamo giocato anche a Manfredoni con 5 uomini dietro, perché molte volte quando crei 10-12 palle gol riesci a fare 1-0 o 0-0, quando vengono valori come Cremonese, io dico quella tipologia di squadra, di ragazzi, e se in sofferenza penso ai da stupidi, non capire e non porre poi dei rimedi. E rimedi non vuol dire che poi giocando a 5 dietro ti stai chiudendo, anzi no, penso che stai parando qualche situazione che te ne puoi uscire ancora per portare a termine il risultato. Io sono sempre convinto che le vittorie e gli obiettivi da raggiungere si possono fare attraverso il gioco. Poi ci sono delle partite che non riesci per diversi motivi, e allora trovo un'altra situazione, però non deve essere mai un punto di partenza, un punto di arrivo, è una situazione di emergenza, perché poi durante la settimana raggiungi anche quell'obiettivo, la vittoria, anche se è un modo diverso, raggiungi una serenità, tranquillità per lavorare e per correggere gli errori della settimana. Data, ci sarà il ritiro e se conta di presentarsi in ritiro con la squadra al completo. Penso che il ritiro tra il 10 e il 15 si andrà a stabilire, poi questa è una cosa che tra il 10 e il 15 è una cosa che poi con la società si va a stabilire, ma non è una cosa che nei prossimi giorni sicuramente i responsabili vi daranno delle date, sicuramente mettervi in condizione di lavorare anche voi, di programmare il tutto, no? Sì, la seconda domanda è se conta di presentarsi per la squadra. I giocatori ce ne sono tanti, ho detto l'importante è trovarli sotto l'aspetto che devono avere qualità professionale, perché un giocatore se non ha qualità si ha difficoltà, ma soprattutto anche di grandi qualità umane. Non andare subito di corsa, andare a chiudersi su dei giocatori che non si è convinti, si possono avere poi difficoltà, voi vedete un giocatore totalmente diverso di quello che poi si immaginava, no? Noi dobbiamo stare tranquilli, scegliere gli uomini e i professionisti giusti. Quando uno mi sento io di dire questo perché lo sento, perché ho detto che è gratificante e stimolante venire qua, non è da parte di un calciatore, di un tecnico fare un foro venire a Foggia, deve essere un grande orgoglio, momento in cui quei valori che si sono persi di sentirsi la maglia addosso deve essere fondamentale e deve essere di grande sudore, e questo lo deve trasmettere a partire dal tecnico. Se non è completa per il ritiro, la squadra verrà completata strada facendo. Se bisogna prendere giusto per prendere, per far contento a tutti, e poi là in mezzo vedete un giocatore che non ha quelle qualità caratteristiche, perché prendervi in giro? Uno bisogna rispettare tutti, perché poi gli interessi sono comuni. I risultati si possono raggiungere in forma massimale, che l'apice tutto è società, tifosi, la città, e voi giornalisti, nel momento in cui si fa grande compattezza, perché gli intenti e gli obiettivi sono comuni, allora si dà grandi vantaggi per noi e grandi svantaggi verso fuori. Grazie. Allora, solo un attimo, volevo dire, cortesemente, siccome ci sono i colleghi delle televisioni che poi devono andare a confezionare i servizi, per le rimanenti domande, se siamo brevi e succinti, così diamo pure loro la possibilità di fare le interviste. Grazie. Posso? Sì. Prego Roberto Pellegrini, anzi però c'era Roberto, c'era prima Simone Perdonò, sì, no, perché è chiaro. Scusa, l'anno scorso lei ha lanciato, che ha lanciato i giovani, faccio qualche nome, Sarri, insomma, tanto per intenderci. Lei vi piacerebbe avere anche qui a Foggia? Ma hanno quelle caratteristiche per fare quel gioco là, però i giocatori ce ne sono tantissimi, per questo poi si va a valutare in tutti questi fattori che ho detto prima, non c'è una corsa, no? Deve essere, ho detto, devono avere quei presupposti. Sono giocatori sicuramente 4 che sono andati in nazionale, 4 ragazzi che hanno qualità, erano sconosciuti, se si va dietro al nome ma non si ha fame dentro, è solo busta paga,
mensilmente di quei calciatori, l'ho detto di Cardopino, non ne voglio. Voglio quei giocatori che hanno fame e che rispettano la città, rispettano la società. E allora si può fare un grande progetto. Grazie, Roberto Pellegrini della Gazzetta dello Sport. Sì. Benvenuto, in bocca al lupo. Grazie. Poi però le dico questo, io com'è giusto che uno staff tecnico, ciascuno nel proprio campo, cioè dall'altra parte della barricata, siate crescete e timoni nel vostro lavoro, eppure è giusto che da questa parte ci sia. Io ho visto ecco, con molta attenzione il percorso di questo mistero di Novelli, diciamo. Sì. Partendo da me, sì, 55 minuti, vero. Poi nelle altre due situazioni, le due situazioni finali, diciamo che purtroppo penso che comunque le somme, la situazione, a Salerno 25 punti a metà classifica. 28. Meno 4 del playoff e meno 4 del 28. Erano 28. No. 28 andate, 28 al ritorno, 6 punti, 56 punti con il classifica. Playoff. Se ci fu una sconfitta a Martina la prima di ritorno. Sì, era però eravamo, no, perché tolsero i 3 punti alla Ternana dopo 3 giornate. Noi prendiamo 3 punti che la Ternana per il problema dello stadio l'hanno tolto dopo. Io ero con quei 3 punti meno uno. Con la sconfitta di Martina meno uno. Però abbiamo fatto dalla prima giornata di campionato fino a prima di Martina primi, secondi, terzi, quarti e quindi con una squadra totalmente nuova con patrimoni di società perché erano tutti prestiti, con un budget del 60-70% in meno rispetto al primo anno. E avevamo i vari Agnelli, Matteoli, giocatori di grande qualità che hanno giocato, che avevano secondo me di grande prospettiva, diversi giocatori che avevano 36-37 anni, ma non ti potevano dare più niente perché non avevano più stima. Non è... Questi tre anni, i primi tre anni, che cosa hanno portato di nuovo e di diverso nel bagaglio di Novelli? Al di là di quei valori intangibili di cui hai parlato, è giusto che la sostengano per tutta la vita, però che cosa hanno portato di nuovo nello scontrarsi con situazioni diverse da quelle precedenti e arrivando, come diceva lei, una piazza come Foggia che sarà per tradizione, sarà per aspettative, eccetera, è normale che metta pressione a tutti. Diciamo. La pressione, secondo me, la prendi quando ti allontani dal rettangolo di gioco, ti allontani dal lavoro, vuol dire che vivi poi di quello che dice la gente. La gente è giustissimo, come i tifosi adesso che non sono tanto contenti, ma è giustissimo perché se togli al tifoso anche un'opinione e vive tutta la settimana di grande passione che arriva allo stadio e gli togli la parola, penso che non sia corretto e giusto. Io penso che tutto questo molte volte ci può essere scetticismo. Te li devi portare idea attraverso il lavoro, non attraverso contrabbatti a livello teorico, no? Dialogare il tutto, ma attraverso il lavoro, perché la gente non vuole chiacchiere, vuole vedere là in mezzo. E io ho detto, ripeto, sotto questo aspetto di onestà, serietà e professionalità posso garantire il meglio di me stesso. Poi quello che si può raggiungere è il tempo che lo dirà, ma l'importante è che ci siano questi presupposti. Di quei bagagli me ne porto dietro tanto, di esperienze. Perché anche se sono negative, però sono positive perché ti fanno crescere, però non ha bisogno le somere per farti crescere. Ma soprattutto, ripeto, in quei due esomeri, una volta sono riuscito a lavorare tutto l'anno e siamo arrivati. L'importante è sostenere in quei momenti di difficoltà, che come in un'azienda, in tutte le famiglie si possono avere in quei momenti, l'importante è che si crei compattezza e unità di intenti. Poi si raggiungono gli obiettivi. Però da quei due esomeri non è che si tratta un aspetto migliore, penso. E volevo dire, per quanto riguarda una domanda che avevano fatto prima, io ho stima e rispetto sotto l'aspetto umano e professionale del direttore Peppino Comune, per questo non devo nascondere niente, è una persona che stimo umanamente e professionalmente. Io posso essere attaccato sempre perché faccio tutto davanti a tutti, non devo nascondere niente, rispetto tutti come vorrei essere rispettato. Se non porti...